La fallacia della falsa analogia consiste nel fare un paragone con una cosa che apparentemente è pertinente, ma in realtà non lo è. Bisogna stare veramente attenti, perché è facile cascare in una falsa analogia. Credo che l'esempio per eccellenza sia quello in cui Daniele di Luciano, in un bellissimo video, per carità, lo consiglio a tutti i 5 Stelle di guardarlo, no? Ecco il ragazzo che ha proposto un simbolo diverso del Movimento 5 Stelle. Sì, così è il titolo. Daniele in quel video cade in questa fallacia, dicendo che il matrimonio e le adozioni gay sono come sposarsi col proprio gatto e adottare cuccioli di cane. Non è l'unico che ha fatto. Anche l'avvocato Amato ha scoperto che ha fatto una cosa del genere. Dopo davanti a Scalfarotto e quello si è arrabbiato. Paragone non regge perché due omosessuali sono entrambe due persone, non una persona e un animale. Cioè tu stai dando a uno dei due dell'animale. Stai dicendo che un omosessuale è come un animale, o perlomeno uno dei due è un animale. Perché il paragone non regge? L'animale non è consenziente. Se io pratico zoofilia, sto praticamente stuprando un animale, perché non può dire sì, ok, facciamolo. No, non può l'animale, non ha molta differenza con un oggetto dal punto di vista, perché non può capire. L'oggetto però non soffre, l'animale sì. Magari non è molto contento, e vabbè. E la stessa cosa vale comunque con la pedofilia. C'è chi dice che se è giusta l'omosessualità, allora è giusta anche la pedofilia. Quindi se la pedofilia è sbagliata, lo è anche l'omosessualità. Il pedofilo, così come chi fa sesso con persone mentalmente immature o incapaci di intendere e di volere, anche se apparentemente sembra non esserci una violenza, stanno comunque approfittando appunto del fatto che quelle persone non possono dare un consenso vero e proprio, o perché sono immaturo, o perché hanno problemi psichici di varia natura, su cui non voglio entrare nel merito, anche non dire delle cose non corrette, sono proprio sbagliate. E non voglio comunque dire che i bambini o le persone che non sono capaci intendere di volere come animali, però da quel punto di vista non possono esprimere il loro consenso. Per questo, e poi anche tanti altri motivi, la pedofilia e la zoofilia sono sbagliate. Per questi e anche per altri motivi. Sta di fatto che, voglio dire, mettere a paragone un omosessuale con un pedofilo, con uno zoofilo, e per questi motivi credo che sia chiaro che non si può. È una falsa analogia ed è sbagliatissimo. Mi verrebbe anche da dire che effettivamente fare questo paragone qui sia vera e propria omofobia, perché oltre a derivare da pregiudizi, sembra proprio una forma di disprezzo, no? Disprezzo, perché tu stai chiamando pedofilo un omosessuale, cosa gravissima, e stai anche dando dell'animale a uno dei due omosessuali almeno, forse non devo trovare tutti e due, no? Forse magari da parte vostra non c'è questa intenzione, forse non vi rendete conto di questa analogia falsa. Io voglio sperare che sia così, che sia derivato tutto da una questione di pregiudizi. Voglio dire, io li ho anche difesi, c'è un po' proprio di preciso. Ho fatto un video su contro tenti dell'impiedi, dove però perché l'ho fatto? Perché la legge antimofobia tutela dunque la libertà delle persone di dire quello che si vuole sugli omosessuali, purché non ci sia odio o violenza. Vuol dire quello che vuoi, effettivamente. Ma c'è l'odio e la violenza, si può fare di omofobia, e là è sbagliato. Ok, proprio per questo, voglio dire, in casi come questi si parla di proprio di omofobia. Ma ok, veramente voi non me ne rendete conto, spero che effettivamente sia un fraintendimento. Spero che, voglio dire, possiate, se mai dovesse vedere questo video, se ne rendervi conto che effettivamente è sbagliato fare questo tipo di paragone.